ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure 93. Allora, oggi sono un pochettino raffreddato, non sto benissimo. Però volevo portarvi un gameplay nuovamente su Forza Motorsport 5. E più in dettaglio, ragazzi, volevo far vedere un pochettino le classi alte di Forza Motorsport 5. Quindi le macchine X, R, S, quello che cazzo è, non mi ricordo adesso. Puttanate varie, ragazzi. Quindi, ragazzi, vi faccio vedere prima di tutto le macchine che posso guidare. Sono, ovviamente, io sto utilizzando una macchina da Formula 1. Non so che cazzo sia adesso. Seleziono la vettura, ragazzi. Se io le vado a noleggiare, raga, vedete subito. Ovviamente andiamo sulla X, che ci sono questa Andretti Autosport Dallara W12. E poi abbiamo la RAL, Letterman, Lenigen Racing Dallara, che sono due macchine formidabili, sono tutte e due uguali. Ragazzi, prendiamo la Honda, tanto per cambiare, e partiamo subito per farvi vedere un pochettino come va la macchina. Ovviamente ci vogliono sempre i soliti 12 secondi. Però ragazzi, che dire, questo gioco mi sta veramente piacendo, ci vuole un pochettino di tempo per imparare, ma va bene. Quindi partiamo subito. Eccoci ragazzi, siamo qui, siamo su Silverstone, proviamo un pochettino le macchine in questo circuito. Ma c'è questa macchina, ragazzi, è una bestia. È difficile da guidare, eh. Però vi divertirete un casino. Ovviamente la sto giocando da solo, ragazzi, perché sono un po' scarsino nel... ancora nel multiplayer. Ci sono molti pezzi di merda già. Vi faccio vedere, vedete come cazzo è questa macchina. C'è una cosa assurda. Ovviamente le curve un po'... devo ancora macinare chilometri con Forza Motorsport 5. Non è molto semplice, però ragazzi, ci prendete la mano, è una cosa epica questo gioco, è veramente bello. E vedete, bisogna solo prenderci la mano. E poi ovviamente queste macchine non possono sgommare. Io le faccio sgommare solitamente in queste curve, ragazzi. Vedete, poco a poco sgommo, però a volte non posso fare. Queste macchine tengono tantissimo, almeno questa macchina. Io ragazzi faccio solo un giro per farvi vedere un pochettino come funge. Come potete vedere è veramente una bestia. E qui non fa sgommare come su Forza Horizon, peccato. E vedete, 53 secondi, ragazzi, è veramente buono come tempo. E pensate che sono partito da fermo. Ovviamente se porto più veloce migliorerà ulteriormente il tempo. Ci dobbiamo assorbire questo cazzo di coso. Io ve lo taglio direttamente e ci vediamo alla selezione della prossima macchina. Eccoci ragazzi, nuovamente andiamo, cambiamo di nuovo macchina. Mettiamoci una macchina di livello più basso. Noleggio auto. Andiamo ragazzi questa volta su P, perché giustamente bisogna provarle. Ah, eccole, queste macchine, ragazzi, un Audi e una Peugeot. Io prenderei ovviamente l'Audi perché sono macchine veramente ottime. Clicchiamo X e vi faccio vedere anche quest'auto com'è, come funziona, come, cioè, come si comporta in pista, sempre sul Silverstone. Eccoci, ragazzi. Siamo con quest'Audi, vediamo un pochettino come va. Non le ho ancora provate, ragazzi, devo essere sincero. Allora, le sto provando con voi. Allora, questa è parezza, diciamo, più tenuta. Non ha sgommato neanche all'inizio, per... bella, bella sta macchina, mi piace ragazzi, tiene un casino. Come le vedete le ruote sono tutte in temperatura, bellini i fari. Ragazzi, me la regalate anche voi una macchina così per girare a Cagliari. La girerei volentieri con una macchina del genere, deve essere veramente una figata. Comunque sia, dovrebbe avere le quattro ruote motrici, per questo è rimasta attaccata a terra e non ha sgommato all'inizio. Sembra che questa è un'ottima classe. Vediamo un pochettino come frena. Ci mette un pochettino più delle macchine da Formula 1. Però anche questa è un'ottima macchina. Vedete, questa sgomma un pochettino di più. Perde più aderenza. Però ragazzi, non potevamo aspettarci oltre, perché quelle da Formula 1 sono veramente incollate a terra. Sono, hanno un'aerodinamica veramente ottima per poter fare questo genere di circuiti, ragazzi. E anche questa però, vabbè, è un'ottima macchina, devo essere sincero. Un Audi ottima, 56, 3 secondi diciamo di stacco dalla prima, se non sbaglio. Abbiamo fatto 54-53 nell'altra gara. E ovviamente ragazzi, vi dirò anche una cosa alla fine, per un consiglio che vi chiedo, per voi anche, non solo per me. E ragazzi, partiamo subito con l'altra macchina ancora e ci vediamo al menu. Eccoci ragazzi di nuovo nel menu, andiamo su cambia auto opzioni ovviamente. Andiamo su selezione vettura, ragazzi, andiamo per queste. Queste sono le mie due macchine, ragazzi, RX-8 R3 e SRT4 ACR, che sarebbe il Dodge. La Dodge, scusatemi. Dodge ovviamente con la CR incorporata, non so se vi ricordate sui tempi di MV2 con fucile d'assalto assurdo che rimaneva fermissimo. Allora ragazzi, andiamo su Y, andiamo su R, vediamo le macchine che ci propone. Cazzo, quante macchine ci sono? No!
Ragazzi, ovviamente io prenderei una Ferrari, giustamente, minchia. Sto veramente di merda, ragazzi. Però vorrei anche cambiare circuito perché mi prenderebbe al cazzo alla fine. Farvi vedere sempre Silverstone. Quindi andiamo su opzioni di gioco. Andiamo su Spa, ragazzi, dai. Ok, vediamo com'è il circuito. Bellino, dai, più curve per poter vedere un pochettino la Ferrari all'opera. Ragazzi, non mi dilungo troppo, non vi faccio vedere sempre questo cazzo di inizio in 00 10 9 8 7 6 e partiamo subito. Eccoci, ragazzi, siamo in Belgio, sul circuit Spa. Vediamo un pochettino questa macchina. No, bellissimo, ragazzi. Sgomma un casino questa macchina. Vediamo un pochettino come si comporta. Penso che sia una macchina che non curva un cazzo e non frena un cazzo, ragazzi. No, manco paragone, ragazzi, in confronto a quella della Formula 1. Questo sembra un giocattolino pronto a schiantarsi. Veramente, uno schifo. Non la prenderò, ho già capito. Meno male che posso provare, ragazzi, in multigiocatore. Mi metto una sezione privata. No, ma sgomma anche. Ma tu sei pazzo. Guarda! Come perde aderenza questa macchina. Vediamo quanto cammina in velocità. In velocità massima, ovviamente. Sembra abbastanza cravata, bloccata sui 200. Da 250. Che schifo. Ragazzi, non compratevi questa macchina. Forse nel 1976 questa Ferrari andava un casino, ma adesso, ragazzi, proprio eviterei. Come nel 2013, meglio, è preferibile la McLaren P1 a questo punto. Se non sbaglio, la P1 dovrebbe essere quella, ragazzi, che c'è quella che si vede nella copertina del gioco per Xbox One. La McLaren solo figa arancione, che sicuramente chiamato alle 3 o quelle cose lì, avrà visto la macchina dal vivo, veramente una figata di macchina, cazzo. Penso che molti, molti pochi di voi saranno andati a Los Angeles a vedere le tre. Nessuno, cazzo, neanche io, porca puttana, l'avrei voluto. Sarei voluto andare a vederlo quel cazzo di evento. Chi ci è andato è stato. Ha tutta la mia invidia, ragazzi, perché veramente deve essere una cosa epica andare lì. Io purtroppo non ci sono andato. Mi piacerebbe un giorno poterci andare e magari portare qualche iscritto. Sarebbe veramente figo, ragazzi, andare insieme. Sarebbe troppo bello incontrare tutti gli youtubers di tutto il mondo. E ovviamente, ragazzi, ci servirebbe anche un pochettino la scuola di inglese per imparare a capire tutto quello della conferenza. Io non sono un cranio in inglese e infatti penso di non capirci un cazzo, però almeno vedere Xbox One o comunque sia la next gen successiva Xbox One e PS4 sarebbe veramente una cosa epica, ragazzi. Spero un giorno di poterci arrivare a una cosa a traguardi del genere, mi renderebbero veramente orgoglioso del mio lavoro. E ragazzi, quindi questa macchina è una cagata. No, dai, ho accelerato poco a poco e subito mi ha perso aderenza. Ci vuole un po' troppo a curvare, se accelero questa non curva, ho capito. Bellino io, sono bellino, ragazzi, bellino, vero? Un figo! Grande! E quindi, ragazzi, questa macchina, boh, non aveva niente di speciale, il giro era stato un pochettino più lunghetto, però. Boh, secondo me questa andava bene nel 1976 quando è stata fatta, adesso non penso proprio. E quindi, ragazzi, partiamo subito con l'ultima, diciamo, non mi ricordo l'ultima classe adesso, ragazzi, però partiamoci subito, anzi, partiamo subito e vediamo la prossima classe nel menu. Eccoci, ragazzi, nel menu, siamo qui pronti con ovviamente con questa Ferrari. Adesso cambiamo, andiamo con un'altra vettura. Cazzo, che sto veramente di merda. Andiamo su classi S, ragazzi. Vediamo le classi S cosa mi consiglia. Uaia, che bella sta macchina. Vorrei provare la Koenigsegg Agera. La gara è veramente una figata. Queste macchine non mi ispirano, ragazzi. Però volevo provare una Ferrari. Devo essere sincero, c'era una Ferrari che volevo provare. Quindi saltiamo la S. Vediamo se è sulla A, ragazzi. Non c'è proprio, ragazzi. Non lo so. Boh. Vabbè, lasciamo perdere. Andiamo sulla S, ragazzi. Va. Prendiamo la Ghera, dai. Eh sì, la Ghera, l'Huayra, che dovrebbe essere una macchina veramente epica. Mi piacerà sicuramente tanto. Quindi, ragazzi, partiamo subito con. Inizia la gara. E partiamo subito. Eccoci, ragazzi, siamo pronti con la nostra Pagani. Vediamo un pochettino con la nostra, ragazzi. Per modo di dire, cazzo, la vorrei troppo una macchina così. È che a Cagliari forse si. La distruggerei, ragazzi, perché è veramente una fossa, come vi ho detto quando ho fatto il video dell'unboxing del viaggio. Ok, questa macchina è una schifezza, non frena.
Non penso che sia così veramente catastrofica in strada, veramente. Però, allora, vediamo un pochettino come tira. Sicuramente questa supera i 250. Sì, infatti, ragazzi, tranquilli pensi. Frena. C'ha lì due lettoncini, ragazzi, che non so se servono. No, ragazzi, fa schifo sta macchina. Si sgomma tantissimo. Perde troppa aderenza, secondo me, perché è troppo veloce. Questa macchina uscita nel 2012 è stata una, diciamo, che sembra molto un remake della Pagani Zonda, però molto più futuristica. I fari un pochettino dietro cambiano. Oh, ragazzi, un anno per frenare. Mi avete visto? Ho frenato 50 anni prima e non ha frenato. Grande. Vabbè, ho capito che devo camminare molto piano. Dovete frenare anche, dovete anche dosarvi nel frenare, perché altrimenti le ruote slittano e perde aderenza. Quindi frena molto di meno. Io, ragazzi, vedete, freno molto. Prima ho fatto una frenata del cazzo, ho frenato di botto. Però anche qui, dai, è uno schifo. Non può sgommare così tanto. Guardate, 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 guardate come perde aderenza. Guardate come perde aderenza. No, ragazzi, l'ho sfracellata da un lato. Frena, 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 grande. Ok, devo fare sgommata, ragazzi. Siamo a Tokyo Drift, ragazzi. Fast and Furious, guardate. Con le Pagani questa volta. Adesso non so quanto costi questa macchina. Mi sa che costa 1.000.000, non mi ricordo. Se qualcuno di voi lo sa, perché è una delle ultime macchine della Pagani. E io so che le Pagani sono veramente carissime come macchine. Però vabbè, ragazzi, qualità a dir poco. È mica una macchina artigianale, diciamo. Veramente una macchina epica, fantastica. Mi piacerebbe troppo guidarla un giorno, una macchina del genere. Vediamo un pochettino questa cazzo di macchina cosa mi combina. Dai, perfetto, ha tenuto la strada, ok. Finalmente, bisogna prenderci un pochettino la mano. Secondo me, se li modifichiamo un pochettino i pneumatici, i freni e tutto, diventa una macchina epica da guidare. Ovviamente, ragazzi, non va vista ora senza uno specchietto, è veramente brutta. E ovviamente vado poco poco nell'erba. Minchia, ragazzi, che cazzo. Oh, si è bloccata di botto, ragazzi. Però, ragazzi, è indiscutibilmente bella questa macchina. Cazzo, è veramente una figata assurda. L'Huayra è veramente troppo bella. Poi questi alettoncini, ragazzi, che servono per frena. Ragazzi, è vero, devo frenare un anno prima. Adesso che ho 20 anni, ragazzi, devo frenare prima. Quando avrò 21 anni, magari è finita la frenata e riesco a fare la curva bene. Comunque sia, questa macchina ci ha messo un pochettino più tempo della Ferrari del 1976, vecchia persa. Sono due macchine completamente diverse. Una è da strada, una è da Formula 1. Quindi sono veramente, una molto appiccicata a terra come questa, ma l'altra è ancora peggio. Bellissima macchina. Ovviamente chiudiamo il video qui con la S. Cercherò di farvi vedere magari una gara online, farvi vedere un pochettino di gente che si trova online per farci due risate insieme. Come al solito troveremo dei newboni, come troveremo dei veri piloti che giocano da Forza Motorsport quando era nel 2, i primi Forza Motorsport. Ragazzi, vi dovevo dire una cosa, come vi ho detto, vi dovevo dire una cosa finale. Quale gioco vorreste vedere nel mio canale oltre a Forza Motorsport e a Call of Duty Ghost per Xbox One? Ragazzi, io sarei indeciso su Battlefield 4 e, cioè, ovviamente i tre titoli di punta, ragazzi: Battlefield 4, Dead Rising 3 e Rise of Rome. Diciamo, ragazzi, che non lo vorrei giocare, più che altro per non spoilerarvi niente. Come sapete, Rise of Rome è incentrato principalmente sulla storia, sulla campagna di quel gioco. Quindi non so quanto vi converrebbe vederlo. Magari se poi voi dovete prendere Xbox One e ve lo volete giocare, sapete già i dettagli e non so se vi faccia piacere. Ditemelo voi. Altrimenti, ragazzi, potrei prendere Battlefield 4 o potrei prendere Dead Rising 3. Ditemi voi, io sono disposto a prendere qualsiasi di questi due titoli, questi titoli che volete voi. A vostra scelta. Intanto li vorrei prendere tutti piano piano, ragazzi. Li prenderò. Però dovete darmi un pochettino di tempo come al solito. E niente, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Spero che le macchine vi siano piaciute. Vi farò vedere successivamente tutto il parco macchine che offre Forza Motorsport 5. E ovviamente che offrirà successivamente con i suoi pacchetti DLC, come al solito, che costeranno un culo di soldi. Però vabbè, ragazzi, ve le farò vedere sempre. C'è anche non so se conoscete Ferrari, la Ferrari, che ha preso il posto della Ferrari Enzo. Anche quella è una macchina epica. Infatti la stavo cercando, ve la volevo far vedere, invece non ho voluto farvela vedere. E quindi niente, ragazzi, iscrivetevi, commentate, mettete mi piace se ovviamente avete apprezzato il mio video. Da Cura90 è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao, raga!